per Xperia Viareggio Channel giovedì 13 dicembre 2012. E come dicevano una volta i vecchi, Santa Lucia era il giorno più corto dell'anno, anche se come sappiamo non è vero. Il Viareggio, dopo la sconfitta pesante di domenica scorsa a Perugia, questa settimana ha ricominciato la preparazione. Oggi è giovedì, giorno di partitella, importante per il mister per provare la formazione da schierare domenica contro il Barletta. Barletta che, come sappiamo, non sta attraversando un buon periodo, tutto il giorno d'andata è stato difficile per la squadra pugliese che ha solo 7 punti, ma il Viareggio non può regalare niente domenica, anche perché da dietro domenica scorsa le altre hanno vinte e la zona play-out è soltanto a 2 punti dai bianconeri. Oggi andiamo ad ascoltare due difensori del Viareggio, Capitan Lorenzo Fiale e Federico Sorbo. Andiamo a sentire i due bianconeri. Insieme a noi il capitan Lorenzo Fiale. Lorenzo, tornando un passo indietro, non ci avevamo più visti con voi, domenica scorsa è arrivata questa sconfitta pesante a Perugia, forse la più brutta partita della stagione per il Viareggio. Direi la più brutta partita da quando abbiamo il mister, da quando c'è il mister Cuori. E domenica proprio non ce l'avamo e andava così e niente. Ce la teniamo, però la mettiamo lì e pensiamo subito a domenica prossima, viene un Barletta che ha tanto bisogno dei punti perché in fondo il Viareggio non può regalare niente domenica, perché sono fondamentali i 3 punti per voi. No, sicuramente bisogna fare tesoro degli errori di domenica scorsa. Domenica è un'altra partita, è una squadra giovane ma è una squadra tosta e noi dobbiamo mettere in campo, diciamo, tutte le nostre armi per cercare di portare a casa i 3 punti. Lorenzo, abbiamo detto escluso Perugia, però un'analisi di questa giornata è andata, mancano 2 partite, davvero un Viareggio che è andato oltre le aspettative finora. E questo è merito dei ragazzi, di te, degli allenatori, di tutti. Davvero un bel giorno d'andata. Sì, diciamo di sì, diciamo che siamo partiti molto bene. Ora abbiamo rallentato purtroppo un pochino. Però sicuramente insomma è un giorno d'andata positivo e che ora però mancano sempre 2 partite e bisogna finire nel miglior modo possibile. Grazie Lorenzo. Okay. Insieme a noi Federico Sorbo. Federico, domenica purtroppo è andata davvero male, come diceva anche prima con Capitan Fiale, forse la più brutta partita da quando c'è mister Cuoghi, però succede, bisogna ripartire subito. Purtroppo dispiace aver fatto la prestazione come quella di domenica. Siamo scesi in campo, non so per quale ragione, ma non con la testa giusta. E adesso cerchiamo domenica di riscattarci, dove arrivare 3 punti assolutamente. Infatti arriva il Barletta, che comunque è in fondo alla classifica, una squadra giovane a centrocampo e davanti principalmente, ma noi abbiamo bisogno dei 3 punti a tutti i costi. Ma sicuramente, ma anche perché se sappiamo giocare come sappiamo e non come abbiamo fatto domenica, si vince, abbiamo buone speranze di vincere contro tutto. Federico, un'analisi anche sui tuoi 2 anni al Viareggio. Quest'anno sei diventato all'inizio titolare, poi sei un attimo uscito, sei rientrato 2 gol, una stagione personalmente davvero da incorniciare. Ma sicuramente, no, sono felice del complesso, anche se l'anno scorso è partito un po' male, non avevo avuto poco spazio. Poi da quando è arrivato il mister ho giocato, quindi le devo ringraziare. E poi sono stato anche un quasi bomber, sì. Stai segnando anche tanto. Meno male, speriamo di continuare. Grazie Fede. Grazie a voi. Anche per questo giovedì è tutto e ricordate, ovunque voi siate, fino alla fine, forza Viareggio!